cazzo vuoi, stronza? Ma succhiami il cazzo. Un po' che coincidenza. Sembra di essere spiati, stupide case farmaceutiche. Non avrete mai i miei soldi. Tipico di Mario. Ciao sorellina, per sabato va bene. Facciamo alle 12:30? Ehi, sto cercando di chiamarti da un quarto d'ora. Appena puoi rispondimi, anche perché ti devo parlare del lavoro. Ciao cara, oggi giornata bomba. Al lavoro tutta una favola e poi stamattina mi è successa una cosa troppo divertente. Ti racconterò. Comunque domani dopo il lavoro possiamo trovarci per una pericena, che dici? Baci! Proviamo a richiamare quel ritardato. Pronto? Sì, eccomi. Ti volevo avvisare che sono partita qualche minuto fa e che c'è un po' di coda. Non so se riesco a tornare in tempo per cena. Ok, va bene, dai. Allora tengo il piatto nel microonde. Scusa Mario, oggi al lavoro c'è stato un imprevisto e mi hanno trattenuta più del solito. Cos'hai cucinato? Risotto coi funghi. Hai usato la ricetta di tua madre? Esatto, proprio quella. Il telefono del lavoro? Dovresti staccare ogni tanto, ti farebbe bene. Sai, anche il fatto che ultimamente dormi sempre fuori non mi va molto a genio. Ancora? Dovresti stare tranquillo, è che in questo periodo c'è molto lavoro. Comunque sì, è il telefono del lavoro. Dammi un attimo che rispondo, dopo ti devo dire una cosa. Intanto mi muto un attimo. Ok, ok.
Ehi. Purtroppo stasera lui è a casa. In questo momento sto tornando a casa, sì. Dai, Luigi, lui si insospettirebbe. Sì. Ora però devo andare. A dopo. Ma per caso hai sentito qualcosa? Vabbè, tanto era mia sorella. A lei va bene se andiamo a mezzogiorno e mezzo questo sabato. Le piacerebbe se preparassi il tuo tiramisù. C'è qualcosa che dovrei sapere? Di mia sorella? Con chi stavi parlando? Cosa stai insinuando? Dopo tutti questi Qualche anni? giorno fa ha telefonato un certo Luigi. Ha chiesto di te. Luigi è il nostro vicino, idiota! Quest'anno la sua azienda fa le consegne per la nostra, quindi ci siamo riconosciuti e siamo entrati in amicizia, ma niente di più! Cazzo, come al solito devi coinvolgermi nelle tue paranoie, come alle Maldive, a Parigi, a pranzo con i miei colleghi. Svegliati! Al posto di riversare su di me le tue stronzate, costruisciti un futuro, razza di fallito! Va bene, come vuoi. Ne riparliamo a casa, dopo. Ma dopo un cazzo! Ti piacerebbe se... Oh, vaffanculo! Cazzo! Non importa, ne parliamo a casa. Ma vaffanculo! Ma perché non si fa una vita, Cristo santo? Lui è quello schifo di risotto ai funghi. Gli ho detto 1.000 volte che mi fa cagare quel risotto. Mammone del cazzo.